Dunque, siamo evviva come sempre. Giusto. A che siamo, numero siamo? Siamo alla puntata del 68 del 30 gennaio. Gennaio, perfetto. Iniziamo subito con una prima anteprima sul SIGEP che si è tenuto in una bella cittadina dell'Adriatico, a Rimini, dico bene, che è stata una grande, una delle più grandi fiere, se non forse la prima al mondo, su pasticceria, panetteria, gelateria e quant'altro. Poi dopodiché ci siamo andati a scovare in un bel posto su a Roccasecca, la locanda del castello, con il nostro amico chef Francesco Mancone. Bravissimo, e questa volta la sua attenzione è dedicata al maiale, a questo è un bel animale, perché poi del maiale non si butta niente, bravissima Sofia. Dopodiché poi un'altra anteprima, perché la vedremo in due volte successive, siamo andati a Cassino, al ristorante Evans di Cassino. E lì ne abbiamo viste di tutte e di più, ma soprattutto una prima ricettina gustosissima, quella della sfogliatella salata. Naturalmente che l'abbiamo vista salata, e dove lì abbiamo anche fatto la rubrica, la nostra famosa rubrica Nuvole fritte. Benissimo, e in modo particolare abbiamo iniziato con Legal Food. Esatto. Benissimo, allora, invece nelle nuvole fritte di questa settimana vi raccontiamo di una cosa importante. Siamo andati alla Triennale, dove? A Milano, dico bene? Sì, esatto. Allora, in questa Triennale di Milano si è tenuta una grande mostra che era dedicata alla mostra famosa, a quale grande personaggio? A Luigi. Veronelli, perfetto. Quindi insomma, di tutto e di più come al solito. Vi aspettiamo poi alla prossima puntata, come sempre, dove ci vedono? Su Rete Sole, benissimo. E poi dove ci vedono ancora dopo Rete Sole? Sul web e su YouTube. Benissimo, e quindi ci vedete su YouTube, su Facebook e quant'altro. E come al solito, come li salutiamo? Con un grande evviva. Evviva a voi. Uno dice il pane, le farine, cose scontate, cose di cui si parla sempre, non è affatto vero. Che cosa è cambiato? Niente, non è cambiato niente, dovrebbe cambiare, ritornare alla tradizione, a quello che era il pane di una volta, la tradizione, la semplicità soprattutto. E quindi il mulino oggi deve essere da tramite tra il coltivatore e il consumatore finale, vero Piero? Ma in tutto questo è più importante la sensibilità da parte del consumatore finale rispetto a queste annotazioni, o sono i professionisti, gli intermediari evidentemente del settore? Che cos'è che secondo voi bisogna spingere di più in termini di comunicazione, immagine e quant'altro? Ma intanto noi siamo non solo i nutrizionisti, no? Danno certo. Informazione sull'alimentazione, ma sono gli chef oggi che sono anche farci capire che cos'è la salute e la nutrizione utilizzando materie prime che giusto. Vengono dalla natura. Esatto, okay. Quindi già questo viatico perché è fondamentale. Perché quando si arriva al nutrizionista già il dado è tratto, siamo già malati. Questa è bella, questa è rivoluzionaria, questa in modo particolare partirà con Video Calabria questa battuta, non a caso. Perché poi... Allora, io vorrei mandare un messaggio ai calabresi. Sì, okay. Appunto, non casualmente da te. Un messaggio ai calabresi. Il messaggio ai calabresi è che non si può comprare il pane a €1, €1,50 al chilo, ok? E neanche la farina. Okay. E qua facciamo come il discorso dell'olio extravergine di oliva. Esattamente. Non è possibile. Vale cioè, per tutti gli ingredienti. Vale per tutti gli ingredienti. È una battuta fuori campo alla parte. Certo. Il secondo pane migliore d'Italia lo fanno stranamente in Calabria, il pane di Curti. Ah sì, è vero. Allora, secondo te ci sono le eccellenze. Quindi è una strada che si può perseguire. Ma sono una mosca bianca, e non è così. Una volta il pane era tutto buono, oggi una mosca bianca non fa primavera. Ok, allora questo è fondamentale, quindi. Ok, allora cerchiamo di mangiare il pane come una volta, perché spesso si utilizzano le farine raffinate con l'aggiunta di crusca, e quello non è il pane vero. Okay, mentre il pane vero era fatto con tutto il grano. Okay, oggi dobbiamo riscoprire quella tradizione che era nostra. Okay? Oggi lo possiamo trovare anche Petra a Vibbo, nel nostro panificio d'amico. Certo. E spero che aumenti sempre di più, soprattutto perché pagando un pane più caro
lo paghiamo più caro, ma ci dura di più. Apparentemente mente, certo. Certo, non c'è dubbio. Ma lo paghiamo in nutrizione. E non lo butto via per niente. Certo, tra l'altro. Pago di più. È un tanto pane pago di meno, poi lo butto via. Verissimo, giusto. Ma dobbiamo parlare di salute. Ma su questo voi avete fatto il nome dello chef, così come del panettiere e quant'altro. Sì. Ma la riflessione è una. Il momento in cui però alla gente bisogna fare capire al consumatore finale che appunto questo rapporto su certi prodotti fondamentali alimentari come la farina, il pane, piuttosto che l'olio extravergine di oliva, cosa vuol dire? Che allora, pur se si parla tanto di cucina e quant'altro, di fatto non abbiamo ancora raggiunto questa immagine vera di capire che cos'è. Questo è un discorso che ancora voi, anche come azienda, spingete. Noi lo spingiamo moltissimo, perché secondo noi il consumatore deve conoscere, perché se conosce può aumentare la sua capacità di scegliere bene, perché lui deve conoscere. Io non devo imporgli un prodotto, devo spiegargli perché quel prodotto dal mio punto di vista è più buono. Il consumatore che comprende questo lo cercherà lui. Sara, una provocazione personale, poi ti lasciamo in una giusta giornata, in tante giornate così coinvolgenti. La scarpetta, secondo te, nella sua provocazione, è in fondo però un modo in cui veramente poi il pane manifesta in maniera brutale quanto è capace di essere buono? Cavoli. Cavoli. Quindi tu la fai qualche volta? Sempre. Come si deve, sempre. Senza esagerare, ma la fai. No, si esagera, si esagera. Si chiama scarpetta. Eh sì. Perché si chiama scarpetta? Perché originariamente sembrava come le scarpe, che la parte era sole dura, quindi la parte sopra il pane come la suola. Era dura in questa maniera. Poi nella realtà c'è di tutto e di più. E quindi nei tuoi momenti di golosità ti lasci andare in un rapporto con il pane speciale? Assolutamente, assolutamente. Tutti quanti mi dicono perché non mangi il pane. Certo che lo mangio, il pane è buono, è più digeribile e non ingrassa. E a te si vede, fa un effetto eccezionale. Okay. A proposito, evviva, grazie a voi. Grazie a voi. Serata speciale, Sofia, evviva la principessa che è tornata. Che succede stasera? Allora, questa è la serata del maiale. Sì. Anche dopo tutte le influenze che abbiamo passato, siamo qui da Francesco Mancone alla Locanda del Castello. Benissimo. E con il tuo grande ritorno. La voce te la sei venduta? Oramai. Vabbè, ma secondo te, Sofia, cosa c'è in mano Francesco? Una coppa, credo. Che cos'è, Francesco, per fare un esempio subito? È coppa di maiale. Ah, non a caso. È un salume ricavato dalla testa del maiale, i piedi, un po' di scorzetto d'arancia, spezie varie, ed è una cosa buonissima. Oh, e stasera tutta la serata alla Locanda del Castello, che sarà, voi vedete, è dedicata. Sarà dedicata al maiale. Benissimo. Possiamo ricordare il menù al volo, ti arrabbi, no? No, abbiamo una bruschetta con del lardo di manganizza, dei fagottini con prosciutto e formaggio, poi dei salumi tra i quali la coppa, prosciutto, spianate, salsicce, salsicce di fegato, poi passiamo al primo con una matriciana e per finire un piatto della tradizione che sono delle spuntature di maiale con peperoni in agrodolce e patate. Quelle che si mangiano con le mani, le spuntature? Sì, e per finire una crostata con visciole e ricotta. Ah, ecco, benissimo. Ovviamente il maiale è stato usato nella frolla. Magnifico. Come andiamo, Sofia? Golosità? Va bene tutto questo? Ci possiamo fidare, secondo te? Sì? Ci fidiamo sempre? Allora, e adesso andiamo un po' ad adocchiare silenziosamente e non i vari piatti, pentoloni e quant'altro. Oh, Francesco, come lo vedi, Sofia, Francesco? Bene? Abbastanza. Non lo vedi carico. Un po' più contento? Sì. Ah, perfetto, lo vedi più contento, va bene. Allora oggi siamo venuti a incontrare il nostro amico Pierpaolo in quel di Roma, ristorante a modo mio, una zona di Roma enorme, ricordiamolo dove stiamo. Siamo a Montesagro, in via Concadoro 78. Bellissimo, è un posto bello. Oh, ristorante a modo mio che è aperto
Da quanto tempo? Sono 3 anni che abbiamo aperto. Grande passione tu allora? Sì, grande passione in casa, grande passione mia, e abbiamo deciso di specializzarci sul pesce. Ah, beh, esatto, per fare diverso, nulla togliendo che chi viene può anche può mangiare dell'altro, ma il pesce è l'argomento, il tema principale, in tal senso. In cucina varie persone ovviamente che tu conduci e ti aiutano. Esattamente. E oggi ne incontriamo uno in modo particolare, giovanissimo tra l'altro. Giovanissimo, che è mio nipote Gianluca. Bellissimo, quindi proprio mai più famiglia più fu coinvolta in tutto questo. Poi al di là del fatto che so che avete anche una grande attenzione per intolleranze e celie che ormai sono diffusissimi, però quando tu sei in relax, proprio tuo, un piatto che ti piace degustare con quale vitigno, che ti scegli? Allora, ho provato a farlo, questi gnocchetti con guanciale croccante, zucca e castelmagno, tipico di questo periodo autunnale. Hai tradito il pesce magnificamente. Sì, però è eccezionale. Con che lo hai abbinato? Con un vermentino di Bolgheri, un vermentino toscano. Magnifico, evviva! Evviva! A modo mio incominciamo con Gianluca, vedete, uno chef simpaticamente giovane, nel senso che simpatico e giovane. Incominciamo subito con una ricettina apparentemente semplice, ma nella realtà, come ogni ricetta, complessa. Di che si tratta? Cosa abbiamo? Abbiamo un'insalata di gamberi e carciofi. Perfetto. Con della menta fresca. Allora, la ricetta che vedete è fatta per 2 persone, poi naturalmente voi moltiplicate in questo caso. Quali sono gli ingredienti base? Gli ingredienti abbiamo i gamberi rosa di Mazzara del Vallo. Perfetto. E circa 6 a persona, siamo antipasto. Poi abbiamo 2 carciofi, del limone, della menta fresca, olio, pepe e sale. Non ci dimentichiamo mai, quando dice olio è sempre olio extravergine d'oliva. Evviva! E adesso passiamo a vedere come si realizza il tutto. Quindi, procedimento, cosa facciamo? Allora, per prima cosa prendiamo i nostri gamberetti, certo, e li puliamo. Non a caso, vedete, la pulizia quando sono freschi è eccezionale. E con l'aiuto di questo utensile togliamo... Perché ricordiamo i nostri, questo va tolto, altrimenti viene un amarognolo in bocca che è assolutamente terrificante. In alternativa ovviamente dell'utensile possiamo utilizzare un coltellino. E certo, nostro, quindi... non tutti hanno proprio l'utensile ad hoc, ecco qua, lo stiamo vedendo. Poi sotto l'acqua corrente li puliamo bene. Benissimo, allora voi naturalmente li vedrete tutti alla fine, noi restringiamo da un punto di vista, ma lui... di tempo li sta pulendo tutti quanti. Quindi dopo averli lavati che cosa succede adesso? Allora adesso prendiamo un sacchetto per il sottovuoto, certo, in alternativa possiamo usare la pellicola oppure la carta da macelleria. Benissimo. In questo caso mettiamo i nostri gamberi che abbiamo pulito nel sacchetto. Li chiudiamo ben bene. Li chiudiamo e li schiacciamo un po' col batticarne. Ecco. Compattiamo il tutto. Certo, così che non ci siano spazi vuoti. E adesso mettiamo in forno a vapore a 100 gradi. Perfetto, per quanto tempo? Per 5 minuti. 5 minuti. E noi li mettiamo dentro e li vedremo poi dopo alla fine. Forno a vapore, in alternativa possiamo utilizzare anche una pentola con dell'acqua calda e una volta pronto lo facciamo freddare, visto che è un antipasto e comunque lo utilizziamo freddo, lo mettiamo da parte e nel frattempo prepariamo i carciofi. Sì. Per ragioni di tempo noi abbiamo già pulito i carciofi. Thank you.
adesso condiamo la nostra insalata con del limone. E della menta fresca. Grande profumo, bellissimo. La spezzettiamo con le mani per non far ossidare le foglie, giusto, per far sì che diventino nere. Poi un grande arnese, il polpastrello. Sì. In cucina è un arnese eccezionale. Condiamo con dell'olio extravergine d'oliva, con un pizzico di pepe e con del sale. Passiamo ad impiattare, dico bene? Esattamente. Mescoliamo bene, aggiungiamo anche un altro olio, un altro cucchiaio d'olio. Sì, ma poi lo senti tu questo al momento, giustamente. Allora, riprendiamo il nostro sacchetto. Benissimo. E lo apriamo. Rimane il formato che gli hai dato inizialmente. Esatto, poi con l'aiuto delle mani certo, cerchiamo di compattare. Non so scordare la mano. Andiamo con un goccio, finiamo con un goccio di olio extravergine d'oliva e una foglia di ci metti ancora una foglia. E il piatto è pronto. Adesso ci aspetta il nostro patron che deciderà l'abbinamento con questo piatto. Evviva, lo andiamo a vedere subito. Allora, in questo nostro antipasto, ricordiamo quale antipasto? È un'insalata di gamberi e carciofi con un profumo di menta. Perfetto. E qui abbiamo scelto? Una lugana, un bel bianco. Un bel bianco da quel del Garda, giustamente fresco, sì, in questo caso. Con 12 gradi. Buonissimo, grande profumi. Ottimo. In proposito, così un abbinamento eccezionale, perché sappiate che stiamo mangiando dei carciofi che, per quanto non cucinati, con il vino è un incontro talvolta un po' vivace. Sì. Evviva allora, evviva, come sempre. Alla salute. Dunque ritroviamo il canto sesto, però con un nuovo e forse anche più coinvolgente racconto, perché lo troviamo qui con Francesco e gli altri che sono intorno a lui e che poi man mano avremo modo di conoscere e presentare, perché è una bella avventura nuova iniziata da poco, dico bene? Sì, grazie Bruno innanzitutto che ci sei venuto qui a trovare, per noi è sempre un piacere trovarti tra di noi. Quando l'avete iniziata questa avventura? Beh, diciamo che questa avventura è incominciata da poco, diciamo che da aprile, che noi abbiamo aperto qui il ristorante Il Canto Sesto, e diciamo che è stata un'avventura. Nasce da una passione. È una scommessa, è una scommessa perché abbiamo voluto, ecco, ci siamo riuniti una sera a cena e parlando un po' di quello che si voleva fare, no? Perché comunque... Dice, da grande, che decido di fare? Bravissimo. Perché voi al di là della barba, cioè se si toglie la barba, Francesco, ancora meno della sua età che sempre inizia col 2. Bravissimo, è vero. Ancora non sono passato i 30, quindi... E quindi tra amici? Tra amici, siamo messi un attimo a parlare e magari, cioè, a noi ci è sempre piaciuta la ristorazione, il mondo della ristorazione e della cucina, e quindi con Roberto Venarucci e Antonio Bondi, lo chef che già avete conosciuto, abbiamo detto ma perché non aprire un ristorante? Cioè per una volta ci mettiamo al di là. Bellissimo. Non siete i consumatori golosi, ma in questo caso. Sì, 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 è stato proprio questo che quello che ci ha fatto un po' scattare questa voglia. Sì, questa voglia. E abbiamo girato... Certo. Il lungo e largo l'Umbria, perché comunque noi volevamo rimanere nel nostro territorio,
e abbiamo trovato questa bellissima struttura. Sì, molto bella, affascinante, posizione, tutto sotto questo profilo. Sì, sì, veramente bella. E quindi l'ha iniziata. E bella, abbiamo incominciato questa avventura. Oh, ma al di là dello chef, che è l'unico che ha un ruolo preciso, perché fa lo chef, voi due invece, gli altri due, di tutto e di più. Sì, praticamente noi ci occupiamo, ecco, degli approvvigionamenti del beverage, di tutta la sala, dell'amministrazione. E quindi ecco noi... anche se in sala, ricordiamo, abbiamo pur sempre una bella e tra virgolette non diciamo antica, se no lo facciamo arrabbiare presenza. Sì, sì, è il nostro maître che è ormai è la colonna portante della struttura, con grande garbo. Poi in proposito, oh, però posso dire una cosa, ma poi che succede quando ridiventate amici invece goduriosi e golosi, andate da un'altra parte o vi fermate qui? È vero, è vero, e questa è forse ancora sinceramente non siamo mai usciti da qua. Mai usciti da qua. Oh. Quindi, perché gli impegni, ecco, sì, certo, siamo aperti sempre. Ecco, perché questo, voi siete aperti, questa è un'altra cosa importante, ovviamente facendo la distinzione mattina, pomeriggio, sera, di essere aperti sempre. Noi siamo qua da mezzogiorno alle 3 e dalle 19 alle 23. Oh, ricordando poi che su in alto, come nella tradizione, ci sono... tre bellissime camere, suite nel vero senso della parola, che da sempre fanno parte della struttura. Certo, certo, sono molto belle, molto eleganti e molto spaziose. Hanno un'ottima vista su tutta la pianura. Sì, sì, splendido. Sì, sì, magnifico. Poi il locale, praticamente la struttura, ha due sale ristoranti, esatto, e una sala convegni. E quindi dà la possibilità di avere tutta una serie di altre cose, momenti, convegni, esposizioni, feste di un certo tipo. Sì, abbiamo fatto vernissage di moda, di pittura, e quindi abbiamo allestito mostre anche di sculture. Siamo solo all'inizio. Comunque. Siamo solo all'inizio, questa è una piccola cosa per poi diventare grandi. Perfetto, intanto ci andiamo a vedere il nostro chef che cosa ci racconta e poi ritorniamo sicuramente. Grazie Bruno. Evviva! Dunque, al canto sesto, naturalmente in quel di Perugia, anche se il canto potrebbe essere ovunque, anche data la bravura di Antonio e poi di tutta l'equipe che governa questo ristorante, quale ricetta incominciamo subito a ricordare? Allora, io inizierei dal torello alla perugina, perché secondo me è la ricetta più rappresentativa di Perugia. Cioè, poi il famoso torello, per quale motivo ieri sera tu non a caso ne accennavi? Ma perché era praticamente la nostra, la carne della, che si usava nelle domeniche, nelle case più... Che festeggiava in maniera, esatto, più evidente. E poi si utilizzava la salsa classica, la perugina per carni, che è quella con fegatini, capri, acciughe, che conosciamo. Andiamo a scoprire tutto. Allora, ingredienti di questo piatto, Antonio, quali sono? Gli ingredienti sono la sorra, perché per me è il pezzo più interessante di tutto il vitello, che per gli stracotti è secondo me il migliore, che rende alla meglio sia come gusto, sapore, ma anche come capacità di cottura. Esatto, più cuoce più diventa morbida, quindi al contrario del filetto e della tagliata, che sono eccezionali al sangue o media cottura e invece sono pessimi quando sono ben cotti, la sorra risulta è l'esatto opposto, praticamente risulta migliore quando è ben cotta, quindi è proprio il pezzo da stracotto. Poi mettiamo sedano, carota, cipolla, olio, vino bianco, umbro, un grechetto delle nostre cantine migliori. Ricordiamo che anche quando parliamo di olio parliamo sempre di evo, cosiddetto extravergine di oliva, se no qua succede l'ira di Dio. Però... un altro tipo d'olio sarebbe impensabile in Umbria. Perché... è sempre meglio specificare. Certo, certo, certo. Beh, da noi è molto sentito però l'olio d'oliva. Quindi se si dice olio d'oliva è sempre extravergine, mai altro. Quindi vino bianco, un grechetto delle nostre cantine, olio d'oliva extravergine, io preferisco questo dei Colli del Trasimeno, perché risponde un po' ai gusti dei perugini o della gente del posto, e poi cambiando, andando più a sud, diventa un po' più amarognolo, e mi piace anche quello, però quando il pubblico è di Perugia devo abbinarlo all'olio. Perché... questo devo darti atto, è una gran cosa, perché non sempre gli chef o cuochi che più vi piaccia hanno pari conoscenza dei vini, al di là dell'utilizzo in cucina, invece quando questo avviene, oltre il piacere personale, è proprio una scelta ben precisa.
Sì, ma io non è che sono intenditore di vini, io che li ho assaggiati, sono dei vini che mi danno, una cosa importante, che danno delle emozioni, altri che ne danno di meno, e quindi, però comunque quelli che danno le emozioni vanno menzionati e premiati, insomma, no? Gli ingredienti ne abbiamo ancora altri? Sì, abbiamo il limone, i capri, l'acciughe, perché a Perugia non c'era il mare, quindi l'acciuga e il baccalà erano il nostro pesce fino a 50 anni fa. Certo. Bene? Quindi noi facciamo un rollè di questa sorra e lo mettiamo in una pentola bassa con tutti gli odori e lo mettiamo a stracuocere. Allora, cominciamo a vedere la pentola qual è e poi dopo come tutto va avanti, ok? Allora, qui incominciamo il procedimento, certo, esatto. Certo. Nel caso specifico cosa sta succedendo? Allora, abbiamo steccato la sorra con le carote e del barbozzo artigianale, certo, fatto in casa. Poi un mazzetto guarnito di salvia e rosmarino, un bouquet guarnito di salvia e rosmarino e sedano, crota, cipolla come base aromatica. Andremo ad aggiungere del limone spremuto e con la buccia, come si usava una volta. Bravi, questa è una vecchia. Abbiamo l'acidità e l'amarezza, tutte e due le cose servono perché la carne è un po' grassa e quindi ha bisogno di un solvente. E questo fa. Aggiungiamo fegatini di pollo sbollentati 2-3 ore. Ecco. Li abbiamo preparati prima, naturalmente, certo, ricordiamoci. Certo. Anche dei durelli. Il piatto è sostanzioso, va detto. Questo praticamente è un piatto che c'è a Perugia da sempre, delle acciughe, dei capri sotto sale spugnati in acqua e del barbozzo che secondo me ha una funzione di dare un sapore molto deciso ai piatti. E la nostra cucina è una cucina... Ma soprattutto di rispettare prodotti territoriali, nulla togliendo alle tante cose che provengono da altre regioni, perché ogni regione ha una sua specificità. Sì, e l'Umbria è collinare, quindi abbiamo il maiale, abbiamo i nostri prodotti tipici, insomma. Poi un bel innaffiamo. Un bel grechetto. Deve essere abbastanza alto, così non si deve cuocere morbido, perché poi va tutto passato. Aggiungiamo dell'olio di oliva extravergine. Ecco, questo è del lato opposto al lago praticamente, perché mi dicono che sia una posizione privilegiata, sì. Un giorno approfondiremo, faremo una cosa speciale, sì, 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 sulla sponda opposta. Sì, perché ci sono, sì, l'esposizione importante. Esposizione, colline e terreni diversi. Andiamo a mettere il sale. Ecco qua. Sale normalissimo. Tu sale, sì, ma marino preferibilmente. Sì, certo. Marino. Vedo un tocco in maniera non esasperata, sto notando. Giustamente. Ma il sale non è fondamentale, si aggiunge sempre alla fine, perché se diventa salato poi non si toglie. Quindi... Magnifico. A questo punto che succede? Inseriamo nel forno combinato a una temperatura al cuore di 80 gradi, 78-80 gradi. Benissimo. Se fosse in una casa, secondo te? Pentola a pressione. Perfetto, magnifico. Allora, continuiamo. Dunque, che succede? Adesso abbiamo il nostro... Torello alla Perugina. Che lo tiriamo fuori dal forno. Sì, dopo 2 ore è pronto e andiamo. Bellissimo, un colore eccezionale. Dunque, viva, il colore è splendido qua. Sì, beh, cottura lunga, preparazione classica. Grande, ma anche il profumo che si sente, la visione, qua uno si immergerebbe dentro. Sì. Adesso dobbiamo fare una fetta e frullare la salsa e servire. E poi servire. Quindi vediamo alla fine. Evviva! We'll be right back.
ecco il nostro piatto, abbiamo l'onore dello chef che ce lo serve, anzi che lo serve a Francesco. Evviva! E ricordiamo di che cosa si tratta, che piatto abbiamo? Torello alla perugina con crostini di fegatini. Evviva! Allora adesso invece Francesco, mentre tu giustamente ti inebri doppiamente come uno dei titolari e come prossimo goloso di questo magnifico piatto, che vino abbiamo scelto? Ma caro Bruno, abbiamo scelto un Vigna Monticchio della cantina Lungarotti, che secondo me è uno dei migliori vini per questa pietanza, certo, da abbinare. È un'ottima amalgama, secondo te? È un'ottima amalgama che si unisce bene tra sapori, perfetto, e gusti. Perfetto. Carissimo nostro Renato, in che annata abbiamo scelto in questo caso, volutamente? Un 2007. Un 2007, perfetto. Allora appoggiamo lì la nostra bottiglia e come al solito, evviva! Allora, qui siamo con il nostro, ricordiamo solo il nome di battesimo. Con chi Antonio. Siamo? Antonio, Antonio, che ci stai preparando? La sfogliatella napoletana non dolce, non dolce, ma quindi è una provocazione salata per i napoletani. Salata, sì, sì. Allora, qui cosa hai fatto prima, Antonio? Questo ho fatto la sfoglia con il pesto. Il normale, sì. Rotolato. Ecco, però invece di farla dolce l'hai già fatta al pesto. Sì, al pesto. Oh. E poi... Oh, sì. E qui la stai aprendo, sì, come apre, se preparassi una sfogliatella. E dentro ci stai mettendo? Noce, melanzane, ricotta, parmigiano e noce moscata e un po' di basilico. Bellissimo. E la chiudi così, proprio come? Perfetto. Ecco. E poi la prepari. Oh, e queste come vengono poi cucinate? E questa viene fatta al forno, adesso mettiamo quell'altra. Vediamo come la tiro fuori, faccio vedere. Allora, rifacciamola di nuovo, bellissimo. Come ti è venuta questa idea? Ma per cambiare, per non fare quella dolce, dice facciamo una cosa come prima. Da parecchio piatto tempo ormai la fai, una specialità tua. Ho 6 anni, l'ho andata a fare pure a New York. Ah sì? Sì, sì. Beh, l'hanno apprezzata lì, sì? Sì, sì. Vabbè, allora, ma lì apprezzo poi ci mettiamo la cucina italiana. Che ci mettiamo? Un po' di striscioline di melanzane. Ah sì, giusto. Con l'olio. Per dare un po' di croccantezza poi. Sì, sì. Poi mettiamo così e le mettiamo al forno, il filo d'olio. Ecco, quanto tempo stanno al forno? Questo 10 minuti. 10 minuti. Ecco, questo naturalmente l'abbiamo già preparato prima. Ecco, appena appena dentro, non esageratamente abbrustolite. Poi un pilo di pesto. Bellissimo, questo, che richiama questo, quello che ha fatto. E questo è bellissimo. Qui siamo sempre nella cucina del ristorante Evans. Abbiamo visto le sfogliatelle salate, non a caso, il nostro grande amico patrone chef. Qui cominciamo invece con il nostro, vedete quanto è? Roberto. Allora, Roberto invece, perdonatemi la voce oggi, non è perché sto in presenza di Roberto che mi si è abbassata la voce, no, ma poi voi lo sapete, gli chef più grandi sono, più grandi mani hanno, più sono buoni e poi con le grandi mani fanno di tutto, riescono a fare delle cose simili. Senti Roberto, che cosa facciamo oggi? Che cosa ci fai vedere? Qui presentiamo un piatto del nostro menù che è il baccalà indossato di olive con una zuppa di pane e pomodoro. Ah, è una rivisitazione della zuppa del baccalà. Bellissimo, quindi grande baccalà. Sapete che è successa una cosa recentemente? Il baccalà è stato nominato come la tendenza numero uno dei prodotti più importanti, delle materie prime più importanti nelle cucine, che ormai ha preso. Noi italiani sul baccalà possiamo dire tutto, immaginate, vi ricordo sempre che il baccalà naturalmente come lo stoccafisso non viene dai nostri mari, ma da Norvegia, paesi scandinavi, eccetera, ma nei paesi dove maggiormente viene diffuso e noi lo andiamo ad acquistare, moltissimi parlano in italiano, però abbiamo detto che siamo il numero uno. Allora, naturalmente il nostro filettone di baccalà dissalato, certo, pomodoro naturalmente fresco, certo, olive già tritate, giusto, una parola delle mandorle, dei crostini,
e naturalmente nel nostro baccalà mettiamo delle prugne. Ah, bravissimo. Oh, il naturalmente naturalmente è tuo, perché molti invece tutte queste cose non lo sanno. E noi come procediamo, Roberto? Quindi andiamo a fare un'emulsione del nostro pomodoro. L'emulsione è un po' grezza, non deve essere volutamente, molto, volutamente. No, esatto, non deve essere un liquida esageratamente. Quindi andiamo a condire i nostri i crostini. Ah, li metti come fondo, già come base. Certo. Con la nostra zuppa di pomodoro. Perfetto. Che non a caso, Roberto, tu volutamente hai salato soprattutto nel mentre si amalgamava, perché così certo. Oh, affetti sottilmente le nostre prugne secche, naturalmente, e le andiamo ad aggiungere al composto. Che poi amalgami. Andiamo ad amalgamare. Questo ci servirà per la base del piatto. Giusto, certo, certo. Ok, lo lasciamo così marinare per qualche minuto. Bellissimo. Intanto procediamo con il baccalà. Bellissimo. Salato, questo pezzo. Filettone, esatto. Esclusivamente filettone di baccalà. Il profumo già ce l'ha adesso. Poi lo assaggeremo. Dell'extravergine. E andiamo in forno. In questo caso il forno quanto tempo, Roberto? Il forno gli diamo una prima cottura di circa 5-6 minuti. A quanta temperatura? A 180, cioè, con una parte una scottatura di vapore, prima. Cioè. Con una parte di vapore, in modo che lasciamo integro il prodotto e lo lasciamo anche nella morbido. Perfetto. Passati i nostri 5 minuti, che avviene, Roberto? Andiamo a mettere delle olive sul baccalà di Gaeta. Benissimo. E della panura di mandorle che hai preparato tu prima. Già preparato. Oh, ricordiamola, come l'hai preparata, Roberto, per ricordare alle persone? Emulsione di pane, certo, con prezzemolo, mandorla, naturalmente un po' di sale. Certo. Basta. Bellissimo. Ancora un goccino di extravergine. E qua rifacciamo crostino di pane. Benissimo. Ecco, per dargli un minimo. E lo riposizioniamo in forno. Per altri circa 8-10 minuti. Sempre a quanti gradi, Roberto? Sempre intorno ai 180. Benissimo. In modo che si va per altri 8-10 minuti. E qua lo impiattiamo, naturalmente. Allora, ah, Roberto, stai facendo una cosa per la quale io giornalisticamente ti do già un punteggio eccezionale. Il tipo di piatto. Beh, perché così si mantiene caldo il baccalà. Un piatto fondo, riscaldato naturalmente. Certo, però guai a quelle cose di moda che talvolta poi il piatto si raffredda. Ogni piatto che viene fatto ha bisogno del suo contenitore. Giustamente, bravissimo. Allora, qui abbiamo i nostri. Qui abbiamo messo la nostra base con quella con che la avevamo di preparato precedentemente. Giusto. Anche qui useremo un pesto di basilico per ricreare freschezza al piatto, crostino, i tuoi crostini e il nostro baccalà. Bellissimo. Opa. Piatto grandioso, Roberta. Qualche freschezza anche di sida, verde di soncino e naturalmente un filo di extravergine. Oh. E anche in questo caso, Roberta, adesso tu con che cosa l'abbineresti? Al di là di quello che bianco, uno chardonnay laziale. Ah, grazie, hai ragione, ce ne abbiamo tanti. Antino di Casale del Cid. Bravo. Bellissimo. Evviva. Dunque viva!
ovviamente la nostra rubrica, ma nostra nel senso della trasmissione, ma senza Katiuscia Muratino non faremo niente. E anche in questo caso l'argomento, come adesso ci dirai, è come sempre coinvolgente, ma anche in questo caso siamo in un ristorante, perché poi siamo dai nostri amici, qua siamo da Evans in quel di Cassino, che bene. E di che cosa ci parlerai oggi? Allora, oggi parliamo dell'etichettatura dei prodotti alimentari, quindi un tema molto interessante, bellissimo. Un tema che sta comunque molto a cuore anche all'Unione Europea, che con una serie di regolamenti che poi vedremo, non da ultimo un regolamento del 2011 che però ha trovato applicazione soltanto a dicembre 2014, quindi recentissimo, un tema quindi che sta molto a cuore all'Unione Europea, che disciplina in maniera massiccia questa materia, affinché i consumatori possano, attraverso la lettura di determinate informazioni sull'etichetta degli alimenti, operare una scelta consapevole su quali alimenti acquistare e quali invece evidentemente evitare. Ecco, però avvocato, una cosa fondamentale è anche questo, che la gente si deve abituare a leggere queste etichette, perché esatto. È fondamentale questo aspetto. È fondamentale perché all'interno di queste etichette ci sono delle informazioni essenziali su tutte quelle che poi sono, poi vedremo, le informazioni obbligatorie, attenzione, che l'etichetta deve riportare, comunque delle informazioni essenziali in riferimento proprio alla etichetta stessa. I requisiti generali quali sono? Allora, innanzitutto volevo anticipare prima il regolamento. Questo regolamento è un regolamento numero 1169 del 2011, che ha operato tra l'altro non un'abolizione ma una fusione di quelle che prima erano le direttive in questa materia. Quindi questo regolamento è quello che disciplina fondamentalmente questa materia, quella dell'etichettatura degli alimenti. Dicevamo qual è il campo d'applicazione e quali sono i requisiti. Questo regolamento si applica a tutti gli operatori del settore alimentare, quindi riguarda tutta la catena alimentare e nello specifico ovviamente gli alimenti che sono destinati ai consumatori finali, dove per consumatore finale non si intende soltanto la persona singola ma anche una collettività. Giusto, pensiamo certo. Alle mense, certo, pensiamo agli ospedali, certo. Di tutto e di sì, sì. Allora parlavamo appunto dei requisiti generali. Allora, le etichette in generale, ma anche la pubblicità e la presentazione stessa dell'alimento, non devono assolutamente indurre in errore il consumatore circa quelle che sono le caratteristiche, le proprietà e gli effetti di un determinato alimento. È importantissimo. Quindi questo, chiarezza in quello che c'è scritto. Chiarezza, veridicità. Assolutamente. Non solo, ma attenzione, non solo indurre in errore, ma l'etichetta non può attribuire ad un prodotto alimentare delle proprietà di guarigione, no, ad esempio di guarigione di determinate malattie. Assolutamente. Allora, ci sono delle eccezioni. Pensiamo ad esempio alla cosiddetta acqua minerale naturale. Ci sono delle caratteristiche benefiche per il corpo, ma è tutta un'altra cosa. E c'è una normativa specifica. Tu mi permetti una battuta, quando mi chiedono sempre, mi dicono, ma quali materie prime sono afrodisiache? Cioè io l'ho raccontato, scritto, di tutto e di più, ma battute a parte, sì, ci sono alcuni elementi particolari, ma non è che hanno quel tipo di proprietà. Andiamo avanti. Assolutamente. Questo allora per quanto riguarda i requisiti generali. Parliamo anche di responsabilità. Giusto. Parliamo di responsabilità. Da questo punto di vista, chi è che va considerato responsabile di tutte quelle informazioni che sono contenute all'interno dell'etichetta? L'operatore alimentare. A monte il produttore, successivamente il distributore o comunque l'importatore, perché si può trattare anche di alimenti che vengono importati. Talvolta si può intervenire con etichette fasulle oppure. Accade molto spesso. Allora, parlavamo di quelli che sono questa responsabilità, quindi sono responsabili innanzitutto i produttori, gli operatori oppure gli importatori qualora non si tratti comunque di operatori non stabiliti all'interno del territorio dell'Unione Europea, quindi lì la responsabilità passa all'importatore.
Attenzione, ci sono degli elementi importantissimi da considerare all'interno dell'etichetta. Si parla di indicazioni obbligatorie. Indicazioni obbligatorie all'interno dell'etichetta che devono essere facilmente leggibili e comprensibili dai consumatori, altrimenti l'etichetta non ottempererebbe a quella che è la sua funzione principale, no? No. Quindi facilmente leggibile, facilmente comprensibile, indelebile, perché ovviamente non siamo... Non devo consumare in giro. Esatto, esatto. Ore. Allora, quali sono queste indicazioni obbligatorie? Io le ho scritte perché sono tante e voglio essere precisa da questo punto di vista. Non avevamo dubbi. Innanzitutto la denominazione, certo. L'alimento deve avere una propria denominazione. L'elenco degli ingredienti, giusto, ovviamente. Altra cosa fondamentale. Le sostanze che provocano le allergie, i cosiddetti allergeni. Cosa, ormai ce ne sono una valangata, per cui devo è sapere se lì c'è glutine piuttosto che non. Assolutamente, amido, glutine e così e via quanto. Dicendo. La quantità netta dell'alimento, questo certo. È molto semplice. Il termine minimo di conservazione e la data di scadenza, giusto, che noi una volta già affrontato. L'abbiamo già trattato, esatto, è stato un tema di una delle precedenti puntate. Le condizioni particolari di conservazione, anche questo certo, l'abbiamo detto, ogni alimento certo deve essere conservato in un determinato modo. Va bene. Attenzione, il nome o la ragione sociale, l'indirizzo dell'operatore e dell'importatore. Certo, devo sapere il responsabile. E anche perché questo evita di creare tutte quelle situazioni ambigue che noi ben conosciamo. Certo. Ecco, da questo, proprio per questo motivo, il paese d'origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, latte, sì, eccetera. Formaggi e quant'altro, perché noi in questo momento, voi lo sapete, ne abbiamo detto altre volte, la famosa scritta parmesan, che è una storpiatura naturalmente, e che frega tutti quanti, perché uno pensa al parmesan, ma se va a legge che invece è stato fatto in Inghilterra piuttosto che in Danimarca, sì. o in zone non di parmigiano. Sì, esatto. Le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro missione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento, questo mi sembra interessante. Per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, giusto. Il titolo alcolometrico volumico è effettivo, ovviamente. Certo. Da ultimo una dichiarazione nutrizionale. Ah, giusto, certo, che è fondamentale. Attenzione, la dichiarazione nutrizionale non la troviamo oggi sulle etichette degli alimenti, perché questa disposizione entrerà in vigore a partire dal 2016. Però servirà tanto, perché ci farà tanto. Capire sì. In questo. Non potremo dire, ma io non sapevo che mi... L'effetto sì. Mi ha fatto ingrassare. Queste dichiarazioni nutrizionali sono importantissime, però ahimè dovremo aspettare il 2016. Questo per quanto riguarda le indicazioni obbligatorie. Però ce ne sono altre. Ce ne sono altre facoltative. Le facoltative hanno... Faccio un esempio di qualcosa che potrebbe essere messa dentro. Ma ad esempio un... Cosa sono più elementi... specifici? No, allora sono generali, indicano delle informazioni generali dell'alimento. Volontari, quindi, che sì, però volontari. Dove ci sono servono, voglio dire. Servono perché danno delle indicazioni in più al consumatore. Attenzione, come quelle obbligatorie non devono mai indurre in errore, devono essere sempre veritiere. Sì, e non possono assolutamente prendere il posto sull'alimento di quelle obbligatorie, questo è abbastanza chiaro. Mi pare evidente. Sì. Sulla parte delle date... Che cosa c'è? C'è una data che deve anche essere scritta sull'alimento? Beh, attenzione. Quando è stata applicata l'etichetta e poi quando insieme alla scadenza. Sì, esatto, e l'indicazione, questa è una delle indicazioni obbligatorie, esatto. La data di produzione sì, è essenziale. Oh, tutto questo naturalmente è fondamentale perché voi sapete difende il consumatore finale, ma aiuta anche a riconoscere il produttore. Giusto, per bene, che opera con grande senso di onestà. Che opera rispettando la normativa europea. Esatto, ma tu dici la verità, ma nei momenti in cui ti dedichi al cibo, come vedete gli effetti sono buoni, perché non mi pare che abbia volumi eccessivi. Vabbè, un giorno scopriremo perché l'andremo a riprendere di nascosto in un'altra attività. Vabbè, piacevole. Ma detto questo, tu le etichette, per esempio, io le leggo, sinceramente. Sì, io sinceramente le leggo e faccio molta attenzione alle etichette. Quindi poi ti confronti con altre persone con cui parli di questi argomenti, ma stimolandoli alla fine. In realtà ben poco, perché noto che questa attenzione in realtà non c'è. E invece dobbiamo farla. Sì, come al solito. Dunque ci vediamo alla prossima. Come li salutiamo? Evviva! Evviva a voi!
Dunque, viva! Inizia la nostra rubrica Food Therapy, inizia con la nostra amica e dottoressa Rosalba Carnevale, ma noi ce lo ricordiamo, ma ci piaceva fare sentire subito la tua voce, e incominciamo con un argomento. Siamo naturalmente nel suo studio, tra l'altro in un posto bellissimo, un giorno ve lo faremo vedere anche dal di fuori perché vale la pena. Rosalba, che tema hai scelto in questo caso oggi? Allora, avevamo scelto come tema, come per la prima puntata, l'olio d'oliva, l'olio extravergine di oliva. Grandioso. Oh, teniamo conto che è una cosa importante perché è un nostro grande patrimonio enogastronomico, gastronomico naturalmente, di coltivazione di terreni bellissimi. Noi modestamente, a mio parere, ma non solo, siamo il paese numero uno rispetto alla varietà enorme che c'è, però poi da un punto di vista salutare, raccontaci tutto, è un elemento fondamentale. Fondamentale, ovviamente, oltre a essere un elemento fondamentale della nostra tradizione, ovviamente della dieta mediterranea, che tra l'altro la dieta mediterranea è patrimonio dell'umanità. Certo, nel 2011 è stata definita patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Ed è ovviamente poi la fonte di grassi, comunque di condimenti per eccellenza, per tanti motivi, sia per le caratteristiche organolettiche, ma anche per il fatto di essere uno degli alimenti che permette di curare, ma anche prevenire molte importanti patologie. Quindi, esatto, quindi già ha un aspetto salutare in sé l'olio extravergine d'oliva. L'olivo in sé e poi la sua trasformazione, diciamo, certo. Il suo prodotto finale. Così. Qual è una delle cose maggiori su cui fa bene, così per farci capire maggiormente, l'olio extravergine d'oliva? Allora, innanzitutto è un antiossidante, un forte antiossidante per la sua composizione in polifenoli. E quindi, essendo antiossidante, previene numerosi, innanzitutto i tumori, quindi è stato anche studiato che può prevenire anche il tumore al seno, certo. E poi le malattie cardiovascolari nella sua totalità. Perché... Ho capito, chiarissimo. Oh, in questo senso c'è da dire una cosa, l'approccio della gente all'olio extravergine d'oliva sembra talvolta essere scontato, nel senso che tutti lo conoscono in Italia, però poi in effetti tu mi accennavi che ci sono invece tante varietà da tenere conto ed alcune attenzioni. Certo, sì, è ovvio che il migliore per quanto riguarda caratteristiche organolettiche e salutari è l'olio extravergine di oliva, certo. Che per definizione è ottenuto per la semplice molitura delle olive e che deve avere un'acidità massima dell'1%. Esattamente. Poi abbiamo l'olio vergine di oliva, certo. Che anch'esso si ottiene per molitura, semplice molitura delle olive, e che può avere però un'acidità massima del 2%. Certo. E poi abbiamo l'olio d'oliva, l'olio di salsa d'oliva, eccetera, eccetera. Ovviamente poi man mano che scendiamo in questa scala si riduce la qualità dell'olio. Giusto, intrinseca. Oh. In questa scala va poi fatta attenzione nell'utilizzo, questo permettemelo dire, anche in cucina, perché una cosa è, tra virgolette, la frittura, adesso è una provocazione ad una nutrizionista come te, però le fritture si possono utilizzare purché in una certa maniera abbastanza contenuta. Sì, allora innanzitutto è ovvio che è sempre bene non friggere gli alimenti. Una volta ogni tanto si può fare, male non ci fa, però ovviamente poi dipende dall'olio con cui noi friggiamo. Certo. Siccome che pensiamo che fare una frittura con l'olio extravergine d'oliva sia troppo pesante, ma in realtà questo non è vero. Innanzitutto l'olio extravergine d'oliva ha un punto di fumo di quelli più alti, certo. Circa 210 gradi centigradi, quindi fino a 180 gradi l'olio resiste e quindi non si forma ovviamente quelle sostanze cancerogene che ci fanno male, che è poi quello che fa male della frittura. E poi non è vero assolutamente che friggere con l'olio di extravergine d'oliva sia più pesante o non digeribile, assolutamente. Ah, qui spatiamo un mito bellissimo, assolutamente. Qui, succederà di tutto e di più. È leggerissimo. Ha un alto grado di digeribilità, il più digeribile di tutti gli oli, rispetto all'olio di semi, l'olio di arachidi, l'olio di girasole, certo. È quello che ha il 100% di digeribilità. Oh, tra l'altro,
Poi una notazione, che il fatto di rifriggere, casomai riutilizzare un olio già fritto, già in linea di massima ti vedo uno sguardo sì. di quelli con i pugnaletti. Sì, allora già non andrebbe fatto, certo. diciamo, perché io non lo riutilizzerei mai. Però per l'olio extravergine di oliva una seconda volta si può fare, proprio perché ha un punto di fumo elevato e quindi esatto. è difficile raggiungerlo. Cosa quindi che invece con gli altri non ne parliamo proprio. Si raggiunge proprio, molto, quindi, molto facilmente. Assolutamente. Oh, ma nei tuoi rapporti, nei tuoi contatti con i tuoi pazienti, tra virgolette, anche se so che non ti piace chiamarli tali, nel senso che sono persone a cui tu dai consigli certo. di come nutrirsi bene, eccetera. Però in questa logica, per esempio, le persone che sono dei consumatori di olio d'oliva, nel senso che gli piace anche mettere un po' d'olio, come tu sai, su un piattino, talvolta ci aggiungono il sale, spucciarci il pane, eccetera, che dobbiamo fare? Allora, utilizzare l'olio d'oliva sulla bruschetta non ci sono problemi, evitiamo il sale. Già questo. Evitiamo il sale, che ci fa più male che bene. Invece l'olio d'oliva ci fa bene, quindi certamente. è molto consigliabile utilizzarlo. E quel famoso discorso talvolta di assaggiare. Io per esempio, quando mi trovo davanti all'olio extravergine d'oliva, lo assaggio nel bicchierino, altri casomai il cucchiaio, quello che è. Non fa male un po' di una bevuta non esagerata. Sì, vabbè, per un assaggio. Me è così. Ok. No, non fa male, anzi, ha tante proprietà curative, contro, come abbiamo detto, i tumori. Certo. Va bene, perché ovviamente per il suo contenuto di antiossidanti, quindi impedendo la formazione di radicali liberi, è ovvio che ci aiuta anche in questo. Ci aiuta nella digestione. Ah, ecco, anche nella digestione. Nella digestione. Giusto. Nelle proprietà, diciamo, intestinali, quindi ovviamente riequilibra la funzione. È complessivo, quindi il beneficio dell'olio d'oliva è complessivo. Sì. Assolutamente sì. Non ne fai un sorso? Ah sì, no, io aggiungo ovviamente nelle pietanze, ne aggiungo ecco, anche abbastanza. Per esempio, quando tu consigli in un'insalata le famose insalate, che noi nell'immaginario pensiamo che chi fa il vostro mestiere consiglia come se uno mangiasse solo quelle, ma non è vero così, no, lo so bene, anzi un giorno ci farai un esempio di una serie proprio di tra virgolette, chiamiamola dieta, ma chiamiamo di modo... Piano nutrizionale. Ecco, piano nutrizionale. Piano nutrizionale. Grandioso. Questo magnificamente lo ricorderemo sempre. Il condimento con un goccio d'olio, tu non certo, lo vieti questo? No, assolutamente. Nelle diete, nei miei piani nutrizionali certo. c'è sempre l'olio extravergine d'oliva. Pranzo e cena. Ovviamente le quantità sono poi da decidere con il paziente, certo. però... c'è sempre. Magnifico. Allora, grande bene prezioso, come ci hai detto tu all'inizio, poi vedendo te l'effetto non c'è dubbio, vedendo me già un po' meno, però io voglio dire, lo faccio di mestiere, ma un giorno non è detto. Stiamo valutando di sottopormi ad uno dei suoi piani nutrizionali. Non so se poi dovrò sospendere la trasmissione, no, troveremo modo. Tu dici? No, andrà io tutto bene. Io sono sicura che andrà tutto bene. Va bene. Allora, questa è ovviamente un primo approccio, poi come al solito chiaramente ci sono tante altre occasioni delle prossime rubriche che verranno, come vedete anche poi dalle scritte in fondo potete contattare, chiedere consiglio o quant'altro, salvo poi un rapporto ovviamente diretto in questo senso. E allora tutto bene, abbiamo fatto un primo incontro, evviva per l'olio extra vergine d'oliva e anche per voi. Adesso vedrete delle immagini specialissime di un'esperienza notevole sulle acque, non è provocatorio, tutt'altro. Qui abbiamo un personaggio numero uno praticamente, che di tutto e di più ci potrà dire, oltre a quello che ha già fatto, scritto e comunicato altrove. Ripeto, non è provocatorio, perché io sono sicuro che Gino da qualche parte mi benedirà, perché in ogni caso lui difendeva l'acqua al pari dell'olio e del vino come grande patrimonio della terra, certo, dico certo. bene, come la difendi tu giustamente, certo, perché certo. È un po' bistrattata. È veramente la Cenerentola della tavola, nel senso che noi sulla tavola abbiamo acqua e vino, però poi in realtà di acqua non parla nessuno, ci sono
10.000 scuole di vino, 10.000 degustatori di vino. Poi è chiaro che i vini sono molti di più. Le acque sono solo 300 quelle imbottigliate in Italia in tre stili, quindi significa 900 acque più o meno, possiamo degustare, però le sorgenti sono 700. Ma e poi la funzione salutare dell'acqua. Una ricchezza infinita. Cosa succede? Che non le conosciamo, nel senso che l'unica informazione la fanno le aziende e le aziende fanno un'informazione mirata. Mi pare ovvio, diciamo, cioè, che ognuno tira l'acqua al suo mulino e possibilmente toglie l'acqua del vicino. Del mulino, bellissimo, hai ragione. Quindi insomma la nostra conoscenza delle acque non c'è. Ho pensato di quindi fare una scuola. Una scuola che non è una scuola di degustazione di acque, quindi di sommelier dell'acqua, ma che si chiama Hydro Expert, il titolo che rilasciamo, titolo diciamo all'inizio accademico che rilasciamo, è Hydro Expert. Che vuol dire Hydro Expert? Vuol dire che noi diamo alle persone che vengono qua delle nozioni generali di cultura sull'acqua, e cioè che cos'è, da dove viene, ma qualcosa che è di più di quello che ci insegnano a scuola e di meno di quello che dovremmo insegnare a una scuola di idrolie, che è il passo successivo, cioè quelli che della conoscenza dell'acqua potrebbero farne una professione. Certo. Questa è una sorta di avvicinamento iniziale. Una sorta di avvicinamento per persone che vogliono capire quello che bevono. Per capire quello che bevono non è così semplice, perché l'acqua è trasparente, ma nella sua trasparenza contiene tantissimi misteri. E noi dobbiamo penetrare questi misteri dell'acqua, anche perché le vediamo tutte e tre, adesso me le metteranno qui davanti, e le vediamo, sono simili, sono uguali. Apparentemente sono uguali. Eppure c'è un universo che le distingue e anche diversi universi alle quali appartengono, perché queste acque di questa sera sono tre acque delle montagne alpine. Ho scelto tre acque che nascono all'interno di parchi naturali. Non a caso, quindi. Quindi già un primo svezzamento, diciamo. Il che significa che l'acquifero, che è la botte dell'acqua, l'acqua minerale, ha una botte, come ce l'ha il vino, solo che invece di essere fatta dall'uomo è fatta dalla natura, nel senso che ha una specie di grande caverna dove matura. E noi spesso beviamo acque ottime e microbiologicamente pure, che sono maturate per 100 anni, che è tutto e dire. Non lo sappiamo, altro che invecchiamento, è il ciclo di ricarica dell'acquifero, altro che invecchiamento. Va bene, chiarissimo. Quindi molti di voi non lo ricordano perché ricordano lei per ovvi motivi, ma non che cosa invece presentammo per la prima volta nella nostra televisione, nella nostra trasmissione, in un'altra televisione, ma avemmo il grande onore. Devo dire, e sono contento perché non a caso abbiamo riconosciuto una persona speciale. Allora, e da qui è passato il tempo, ti sei un po' trasferita anche, vabbè, ma fa parte della vita e del gioco e del lavoro, infatti. Allora, che cosa stai facendo adesso invece, Luana, se possiamo raccontarlo? Allora, prepareremo dei panini d'autore, per cui ispirata un po' a tutta Italia, quindi abbiamo le melanzane fritte tipiche, palermitane, eccetera, quindi il panino verrà condito con un po' di verdure, tu sai che io faccio cucina naturale, per cui vegetariana in particolar modo. Abbiamo dello spinacino fresco, del pane di Lariano, che condiremo con della melanzana fritta, dei pomodori impanati con pal grattato e delle erbette fresche tagliate fini, molto sottili. E qui ho fatto della cipolla di Tropea in carpione, con un pesto alla menta e alla scorza d'arancia.
vedi, che sto facendo ridurre, giustamente, quindi verrà un sapore, questo panino prenderà un sapore veramente molto speciale, molto speciale di tutta Italia, questo, da Sicilia fino al e dobbiamo dire che questo, contrariamente a molti che pensano che invece la cosiddetta cucina vegetariana, quando è fatta con questa attenzione e variabilità di materie prime, dà dei risultati ottimi. Poi al di là che uno possa piacergli molto o meno, però il risultato, gusto, profumo, sapori è totale, dico bene? Assolutamente. Qui la preparazione è molto lunga, perché comunque certo, naturale, prevede almeno 2 ore di preparazione, certo. Però il risultato poi sarà un gusto molto speziato, molto saporito. E ho visto che non hai nominato, per, da quanto ho capito, la parola sale più di tanto, perché esatto, nella realtà... Allora, qui sale infatti non ne ho messo. Certo. Ne metterò poi forse un pochino. Allora, a parte il pane, sappiamo già che è salato, certo, sì, saporito. Poi questo è un pane speciale saporito. Quindi è inutile un'aggiunta, sia per salute e benessere che per non forzare i sapori in questo senso. Per far sentire proprio i sapori della menta, dello spinacino. Sì, nella loro naturalità. Della melanzana fritta, che insomma avrà il suo sapore. Sembrerà come una cotoletta all'interno del panino. Allora, però, raccontiamo, chi la vuole incontrare deve un po' anche spostarci. Sì, dove deve venire adesso? Bergamo. Esattamente. Adesso sono a Bergamo, quindi lavoro lì, collaboro con vari ristoranti, in più sono docente in una scuola di ristorazione. Evviva! Grazie a te. Grazie. Cibando, perché si può permettere il lusso di essere all'esterno, perché quello che lui offre è talmente particolare, è genuino che il problema non c'è, la gente subito ha il piacere di... Siamo partiti alle Caldarroste, ma questo è un gesto di simpatia, non lo togliendo. Tu da dove vieni? Io sono da qui, di Formia. Benissimo, però hai una selezione di prodotti che vengono da varie zone. Diciamo che è chilometro quasi zero, qualcosa quasi viene, ma diciamo che lavoriamo sulla zona. Benissimo. Valorizziamo la zona. Ecco, in modo particolare tra salato e dolce. Diciamo che sì, la cosa maggiore che aveva le castagne e i fichi. Ah, perfetto. Fichi lavorati, sia... Sì, ho visto delle crocette, sì, cosiddette. Sì. Che non sono quindi solo di origine calabrese, nulla togliendo al fico calabrese e quant'altro, ma in questo caso ci raccontavi prima da dove vengono. Questo è il Cilento. Vedete, il Cilento, e sono preparati come? Con mandorle? Mandorle o nocciola, oppure si può mettere la luce. Bellissimo, magnificamente. Questi per esempio invece, questi taralli, sono dei, vediamo, chiamavano biscotti, ma sono dei tarallucci, sì, certo, di Venafro, sì, e sono una particolarità della zona loro, e lo fanno un artigiano. E sono dei prodotti... In questo caso è un tarallo più salato che dolce. Sì, questo, un po' più salato, sì, ma leggermente salato. Esattamente. Poi invece ho visto che però anche giù quel... la frutta che è giù in modo particolare, quindi anche cose della zona. Sì, i cachi. Soprattutto ci sono dei frutti che diciamo tra virgolette un po' antichi, tipo come la sorbe, che sì, difficilmente, esatto, i ragazzi la conoscono, bravo, oppure quel tipo di melanzana lì verde, che è una melanzana che è molto particolare. Quella è una melanzana, loro gli antichi chiamavano americana, ma comunque è un prodotto, può essere sia spinoso che liscio, la stessa cosa. Ed è molto molto squisita, va fatta alla parmigiana e anche fritta. I grandi loti, cachisci, questi cachi, sono i loti, sì, sì, in mille modi, ma chiamiamoli, sono loti quelli là proprio alla vaniglia, quei piccolini, sì, sono del nostro, sì, a riguardo. Va bene, allora mentre voi vedete tutto intorno, noi decideremo che cosa assaggiare. Evviva.